Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Apriamo con la politica. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese questa sera si è recata a Pescara, invitata dall'ex governatore D'Alfonso. La Lamorgese ha parlato di Abruzzo e di Green Pass, che è stato esteso a tutti i lavoratori. Vediamo. Pescara è una città sicura e ha saputo gestire la pandemia. Queste le parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in visita nel capoluogo adriatico in occasione del secondo incontro del ciclo di conferenze Quale città, organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso. Presente anche il capo della polizia, Lamberto Giannini. Sul territorio abruzzese c'è un'efficace sinergia tra le istituzioni, ha dichiarato la massima autorità in materia di pubblica sicurezza. Pescara sicuramente è una città sicura, io leggo e sento il prefetto spesso, tra l'altro il prefetto ha lavorato con me per tanti anni, quindi so che il valore aggiunto di questa realtà sono le istituzioni presenti su questo territorio, perché c'è una grande sinergia tra di loro, il sindaco, il prefetto, il questore, e quindi tutte insieme lavorano per il territorio e a favore di questo territorio. Quindi la pandemia l'hanno gestita benissimo, quindi devo dire che davvero potete essere soddisfatti di quello che gli elementi aggiunti, che gli elementi caratteriali, gli elementi di unione, di trovare sempre le soluzioni insieme. Questo secondo me non sempre avviene così, ma quando poi succede è certamente un qualcosa di positivo per la collettività. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha deciso che da metà ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Il certificato verde sarà valido immediatamente effettuata la prima dose e chi non si adatterà incorrerà in sospensioni e multe fino a 1.500 euro. La decisione è stata approvata dai ministri all'unanimità, anche da quelli della Lega che finora erano stati scettici. È una scelta di responsabilità, il commento della Lamorgese. Il Green Pass serve per la ripartenza. Noi non vogliamo che le aziende si fermino, l'economia deve riprendere a correre e il Green Pass è quello che serve. Quindi è un atto di responsabilità da parte di tutti noi. E oggi giornata abruzzese anche per l'ex premier Giuseppe Conte. In vista delle prossime amministrative, il presidente del Movimento 5 Stelle nel corso della mattinata è stato a Roseto degli Abruzzi, Sulmona e San Giovanni Tatino e poi a Francavilla al Mare, a Lanciano e a Vasso. Ascoltiamo le sue dichiarazioni rilasciate questa mattina a Roseto, dove è stato per sostenere la candidatura di Rosaria Ciancaione. Perché è mancato l'accordo a Roseto tra PD e Movimento 5 Stelle per le comunali? Mancato l'accordo qui come altrove, perché evidentemente il dialogo ha portato un frutto, ha portato dei frutti, il frutto di un'intesa. Ma da questo punto di vista, voglio dire, il Movimento 5 Stelle ha assunto una posizione molto chiara e lineare. Quando c'è la possibilità di condividere un progetto, degli obiettivi, massima disponibilità. Quando per varie ragioni, che sono le più varie, variano da città a città, questo non è stato possibile, il Movimento 5 Stelle dà la priorità alla concretezza e solidità del progetto politico e quindi si va anche da soli, a costo anche, come dire, di essere meno competitivi, perché è chiaro che delle volte quando c'è un'intesa si può essere più competitivi, ma delle volte si può essere anche più competitivi da soli. Quello che diamo, a cui diamo sempre importanza, è la solidità della proposta, del progetto da presentare ai cittadini, nell'interesse dei cittadini. Io mi aspetto assolutamente da questa tornata elettorale, voi lo sapete, l'ho chiamata il tempo della semina, perché il nuovo corso è appena partito. È un nuovo corso che adesso sta dispiegando tutti i suoi effetti, stiamo costituendo gli organi interni, salutiamo il nuovo comitato di garanzia, abbiamo integrato il collegio dei provvivieri, fra un po' adesso partiranno anche dopo questa tornata, che ovviamente in questo momento sono pienamente impegnato, dopo questa tornata elettorale partirà anche il nuovo organigramma per quanto riguarda la filiera politica e non di garanzia statutaria. Ma al di là degli organi statutari, il tema è che per realizzare questo nuovo corso bisogna partire da
essere all'ascolto dei cittadini. Bisogna riossigenare, dico io, il Movimento 5 Stelle. La politica intera deve riossigenarsi. E per fare questo lo si deve fare in mezzo a loro, ascoltando i loro bisogni, stando qui, parlando, confrontandosi. E anche la ragione per cui non chiamo questo un tour elettorale, non è un tour che nasce per una scadenza elettorale, è un tour che nasce dalla necessità di ripartire dai territori, di guardare negli occhi le persone. Cambiamo argomento, parliamo del processo Rigopiano. Il GUP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha ammesso la costituzione di parte civile dell'ANMIL, suscitando malumore nel comitato dei familiari delle vittime. E nel frattempo salgono a 27 le richieste di rito abbreviato, tra cui quella del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. E nella prossima udienza, il 1 ottobre, il GUP effettuerà lo stralcio per chi sceglierà il rito ordinario e nominerà i suoi periti. Stefano Recanati. Non mi interessa di tirare della costruzione. Per me è meglio di perdere tempo adesso. Sì, per me è una questione di perdere tempo. Doveva essere un ritorno in aula sereno per i familiari delle vittime di Rigopiano ed invece la costituzione di parte civile da parte dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, ha inevitabilmente scatenato un grandissimo malumore per questa scelta da parte di chi 3 anni fa ha deciso di restare in silenzio. ANMIL dichiara di costituirsi parte civile per apportare e per soprattutto creare un collegamento tra i vari processi che si occupano di morti bianche. ANMIL è una onlus senza scopi di lucro, quindi tutto quello che sono gli apporti anche economici vengono redistribuiti nell'attività formativa e attività di anche patronato che svolge a favore dei propri assistiti. Il nostro auspicio è che se dovessero arrivare dei fondi da questa richiesta possano servire o dare ristoro a qualche famiglia o qualche vittima di qualche incidente successo o strage sul lavoro. Intanto anche i legali del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e del tecnico comunale Enrico Colangeli hanno scelto la via del rito abbreviato. Così ora salgono a 27, compresa la società Gran Sasso Resort S.P.A., gli imputati ad aver scelto questa pista. Il 1 ottobre si torna in aula, il GUP nominerà i suoi periti e stralcerà chi opterà per il rito ordinario. Il giudice nominerà un pool, un team di periti che lo aiuteranno a risolvere delle questioni un pochino controverse. Innanzitutto l'origine della valanga, il punto d'innesco della valanga, l'eventuale rapporto o meno di causalità tra sisma e valanga e poi il giudice anche il rischio valanga quando poteva essere previsto, comunque gestibile, ed infine il giudice ha anche previsto un ulteriore quesito che riguarda i mezzi tecnici a disposizione della provincia di Pescara, e cioè se questi mezzi tecnici potevano, utilizzati tutti in quella zona, potevano tenere pulita la strada. E dopo 5 giorni è ancora in corso l'incendio che sta interessando il Parco Nazionale della Maiella sul versante pescarese, tra i comuni di Letto Manoppello e Serra Monacesca al di sotto di Passo Lanciano. Il rogo si estende su oltre 35 ettari tra area naturale, pascoli arborati e pineta. In azione i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, la protezione civile, l'esercito e i tecnici del parco. Continuano a bruciare anche le vicine campagne di Castiglione a Casauria, dove è in atto un rogo di sterpaglie su un'area di oltre 50 ettari. In entrambi i casi oggi i mezzi aerei non sono potuti intervenire a causa delle condizioni meteorologiche e del vento. Torniamo ora sulle amministrative. L'assessore comunale uscente Luisa Russo è la candidata del centrosinistra alle prossime elezioni di Francavilla al Mare. Al suo sostegno 5 liste, il Partito Democratico, Azione, più 3 liste civiche. È la prima candidatura di una donna nel comune adriatico in provincia di Chieti e rappresenta la continuità dell'amministrazione Luciani. Vediamo.
La parola continuità è giusta perché in questi 3 anni ho apprezzato notevolmente il lavoro fatto dall'amministrazione uscente, quindi credo fortemente nella continuità del metodo utilizzato, che era un metodo finalizzato veramente al perseguimento dell'interesse pubblico. Ovviamente bisogna sempre tenere conto delle esigenze che via via cambiano e sopraggiungono nella città, quindi continuità ma sicuramente cambiamento e rinnovazione. Questo è certo, soprattutto in un'epoca in cui stiamo uscendo da una pandemia di natura enorme e quindi dovremo affrontare tutti i problemi che sono derivati da questa pandemia. Credo che sia una bellissima, un bellissimo segnale il fatto che di aver posto a capo di una squadra una donna. Sono la prima donna candidata a sindaco nella città di Francavilla, quindi non solo sarò il primo sindaco, ma a Francavilla nella sua storia non ha mai avuto neanche una donna candidata a sindaco, quindi già questo è un segnale di rinnovazione, un segnale di rinnovazione che non è un caso, è arrivato da una squadra che ha creduto fortemente nelle donne, nel fatto che la presenza della donna sia fondamentale per mandare avanti la città. Abbiamo puntato moltissimo al turismo, dobbiamo proseguire con la destagionalizzazione del turismo perché dobbiamo far sì che Francavilla venga frequentata e visitata anche in altri periodi dell'anno e quindi sicuramente dobbiamo puntare fortemente al turismo, all'aumento della ricettività, perché quest'anno abbiamo avuto un boom di presenze, non siamo stati in grado di ospitare tutti, quindi anche questo è un tema che si pone, ma vediamo che già ci sono dei privati che hanno creduto in questo cambiamento e stanno nuovamente investendo sulla città proprio per realizzare strutture ricettive. Gli obiettivi sono tanti, stiamo probabilmente ottenendo già un finanziamento per la realizzazione della pista ciclopedonale dal nuovo ponte sul mare fino alla zona sud, e ci saranno obiettivi che riguardano la riqualificazione delle zone verdi, delle zone più interne. E l'ultimo obiettivo, quello più ambizioso, al quale io punto moltissimo e potrebbe veramente essere l'occasione giusta, è quello dello spostamento del tracciato ferroviario. Noi contiamo e speriamo, lavoriamo per vincere il primo turno, non abbiamo assolutamente paura del ballottaggio, percepisco un grande entusiasmo, quindi sono molto fiduciosa e vedremo se riusciremo a chiudere questa partita al primo o al secondo turno. Il Covid, vediamo il bollettino dei contagi nella nostra regione, sono 81 di età compresa tra 1 e 90 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.535. 73 sono i guariti in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.049, 7 in più rispetto a ieri. E nel totale sono ricompresi anche 414 casi riguardanti i pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 72 pazienti, 2 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 7, lo stesso numero di ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.970 positivi accertati, 5 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.702 i tamponi molecolari effettuati per un tasso di positività del 3% e dei casi odierni 26 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 14 a quella di Chieti, 11 a quella di Pescara e 26 a quella di Teramo, mentre 3 persone provengono da fuori regione. Cambiamo argomento, Montorio Alvomano avrà un'uscita della A24 che collegherà l'autostrada Teramo-Roma alla viabilità provinciale 491. È un progetto che si inserisce nell'ambito del contratto di sviluppo del cratere del centro Italia e rappresenta un'infrastruttura strategica per il rilancio di lavoro, turismo e l'economia delle aree interne. Tania Bonici Castelli. Finalmente una buona notizia per la zona montana del cratere Teramano. L'annuncio è ufficiale. A Montorio Alvomano si farà la nuova uscita autostradale della 24. Il progetto si inserisce nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia per sostenere investimenti integrativi rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, ma soprattutto per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell'economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. L'intervento da realizzare riguarderà il raccordo tra il tracciato autostradale A24
24, Roma-Teramo, e la viabilità provinciale 491 e poi statale 150. La nuova bretella consentirà ai mezzi pesanti, e non solo, provenienti da tutta Italia, di evitare il tortuoso percorso esistente e di collegare in maniera più snella la 24 alla zona industriale di Montorio Alvomano. Esulta il primo cittadino di Montorio, Fabio Altitonante, che porta a casa una delle infrastrutture maggiormente strategiche della provincia di Teramo. Le più grandi sofferenze per il cratere sono lo spopolamento e l'impoverimento, sottolinea il sindaco. Si combattono con lavoro, turismo e qualità della vita. Nella zona industriale e nella zona artigianale del comune di Montorio Alvomano ci sono aziende rilevanti. Attualmente il fatturato delle imprese presenti si attesta complessivamente intorno ai 200 milioni di euro all'anno. L'uscita autostradale a Montorio Alvomano assume così un ruolo fondamentale per il sistema produttivo teramano, ma anche per quello turistico. Permetterà infatti un immediato accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montorio Alvomano costituisce la cosiddetta porta del parco. I lavori dovrebbero essere celeri ed è possibile stimare che nei prossimi 24 mesi Montorio avrà la sua uscita autostradale. L'UDC di Pescara questa mattina in conferenza stampa ha illustrato i lavori ATER effettuati alle palazzine Gescal di Pescara Colli. Lavori però che sono ancora incompleti, a detta dei consiglieri Pignoli e Fiorilli. Il servizio di Paolo Renzetti. Io e il collega e amico Berardo Fiorilli siamo stati richiamati dai cittadini dei Colli perché ovviamente in città è risaputo che siamo gli unici che comunque sono interessati ai bisogni delle persone, per cui siamo venuti questa mattina nel rione Gescal per, attraverso un nostro amico che ci ha condotti qui per farci vedere ovviamente le inefficienze o meglio qualche discrasia che della ditta appaltatrice dell'ATER. Ovviamente noi abbiamo dei buoni rapporti con l'ATER, rapporti istituzionali, il presidente è una persona che ci ascolta, che quando chiamiamo ovviamente risolve i problemi, per cui ovviamente porteremo già nelle prossime ore all'attenzione quello che oggi troveremo qui in ATER per cercare ovviamente di rimediare alla situazione, che è una situazione che vede dopo tanti anni questo rione essere messo, come dire, a norma dal punto di vista architettonico e dei lavori, ma che in realtà ovviamente non viene fatta ad opera d'arte, quindi qui ci vuole un controllo serrato, un controllo importante, un controllo serio da parte delle istituzioni, in questo caso dell'ATER, che mi sembra che sia un po' evanescente dal punto di vista soltanto ed esclusivamente dei controlli. Ci hanno mandato delle foto, avete fatto delle riprese, potete vedere e constatare con i vostri occhi che cosa avete trovato qui stamattina. Pur non essendo un esperto, un geometra, devo dire che ad occhio è palese che alcune opere siano state fatte, diciamo, un po' con superficialità. Questo ci dispiace perché questo è un bellissimo complesso in una zona molto bella della città, c'è tantissima brava gente, molto dignitosa, tanti lavoratori che vorrebbero abitare semplicemente in maniera dignitosa. Allora, quando si spendono dei soldi e lo si fa in maniera sbagliata, è la cosa peggiore, perché sono soldi buttati. Qui i soldi ci sono per fare dei lavori, i lavori vanno fatti bene, chiediamo che chi è deputato a questo venga sul luogo, si renda conto personalmente, perché basta vedere anche a un occhio inesperto che alcune cose sono fatte un po' grossolanamente e probabilmente sono state trascurate. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha presentato questa mattina a Pescara l'evento conclusivo del progetto A Scuola di Inclusione, Giocando si Impara, con una festa di inaugurazione dei giochi per l'appunto inclusivi che sono stati installati nel comparto 2 del Parco d'Avalos. Abbiamo iniziato con questo progetto e avremo modo di portarlo avanti anche nelle altre scuole. Questo è un progetto di inclusività dove sono coinvolti tutti i ragazzi, ma in particolare i ragazzi disabili del comprensivo 2 e del comprensivo 6. Questa è stata una bellissima iniziativa, sono stati già installati dei giochi per i ragazzi e quindi cercheremo di portare avanti anche nelle altre scuole. Sicuramente questa è una delle cose più belle che potevamo fare per iniziare l'anno scolastico. Ne stiamo facendo tante di iniziative, ma questa in particolare ha un significato molto ma molto interessante e importante per i ragazzi. L'inclusione è fondamentale e soprattutto
fosse esperita ogni giorno, e la manifestazione finale che vede coinvolti due istituti e quindi tanti bambini e ragazzi ne è una testimonianza. Siamo partiti proprio dal gioco, dai giochi inclusivi, un progetto che è nato l'anno scorso, questa è la parte terminale, ma sicuramente è anche il momento di disseminazione che vedrà coinvolti tutti i ragazzi anche nel prosieguo, perché il concetto è che la scuola è di tutti, ciascuno e soprattutto ciascuno ha la propria valorizzazione. È la prima manifestazione che facciamo dopo un periodo comunque critico riferito al Covid, inclusione e disabilità. Oggi qui sono presenti gli alunni dei due istituti comprensivi che hanno partecipato all'iniziativa, e ci sono anche alunni diversamente abili, quindi questo proprio a testimonianza del fatto che tutti possono fare, tutti devono avere le stesse possibilità. E il progetto che è stato portato avanti nel corso di quest'anno, iniziato l'anno scorso e concluso oggi, rappresenta proprio questo. Sicuramente l'iniziativa ha un valore molto molto importante, sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista formativo per i nostri ragazzi. Ma quanto è bello poter fare degli spettacoli, intrattenere questi bambini, questi ragazzi. Non si finisce mai di imparare, siamo tutti alunni, tutti scolari ancora, pure a 67 anni. Io sono per natura contro tutte le esclusioni, quindi sono a favore delle inclusioni, e non c'è un modo migliore per insegnare ai bambini ad includere nei propri ragionamenti, nella propria educazione, che il gioco è alla base di tutto il linguaggio del fanciullo, e quindi siamo qui per dimostrare che il gioco prima degli insegnamenti, il gioco prima della scuola, sì, sta prima il gioco. E c'è un'età per giocare? No! Quindi posso giocare pure io? Sì! Benissimo, allora dopo andremo a vedere quali sono questi giochi molto molto speciali, perché ci possiamo giocare tutti quanti. E ora lo sport con il calcio. Il direttore sportivo del Pescara, Luca Matteassi, è soddisfatto del lavoro della squadra, ma invita a tenere alta la guardia. Il prossimo avversario, infatti, il Montevarchi, ha entusiasmo ed è temibile nelle ripartenze. Direttore, 5 partite tra Coppa e Campionato, 4 vittorie e un pareggio, inizio di stagione sicuramente molto positivo, c'è un po' di rammarico per i 2 punti persi con la Vispesa, però c'è poco altro da aggiungere da questo punto di vista. Certo, è molto positivo l'inizio, però come hai detto te, questi 2 punti dispiace averli lasciati per strada, 2 punti che meritavamo di avere, è andata così, non si può tornare indietro, bisogna guardare avanti. Avanti in Coppa Italia, a tal proposito è arrivata la vittoria del Teramo con il Siena, ci sarà questo derby che sarà un gustoso anticipo di campionato poi? Sì, ci sarà questo derby, però sarà a novembre, quindi ancora è presto, dobbiamo pensare subito al Montevarchi noi, e poi piano piano penseremo sempre alla partita che affronteremo in quel periodo, ma adesso dobbiamo pensare solamente al Montevarchi. Direttore, Montevarchi, squadra ostica, squadra che seppur matricola ha dimostrato fino ad oggi di avere dei valori, 6 punti in classifica e vittoria con la Virtus Entella qualche settimana fa. Sì, è una squadra neopromossa, organizzata, che ha molto entusiasmo e quindi sta facendo molto bene, come hai detto te, ha già battuto anche l'Entella in casa, ha vinto domenica fuori casa, è una squadra organizzata, una squadra che quando parte giocatori sia bravi tecnicamente ma che hanno una gran gamba, forza, sarà una partita difficile. Come procede la crescita della squadra? Benissimo, benissimo, adesso piano piano i ragazzi che abbiamo cambiato quasi tutto, sinceramente l'avete visto, quindi si devono trovare, devono capirsi ancora meglio, piano piano lo stanno facendo, cresceranno e come dico sempre sono sicuro che alla fine ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Manca probabilmente qualche gol degli attaccanti. Arriveranno anche i gol degli attaccanti. Tornando per chiudere, direttore, alla gara di Pontedera con il Montevarchi, secondo lei cosa bisogna temere della formazione toscana? Ma l'ho detto prima, una squadra che ha tanto entusiasmo, una squadra neopromossa che sta molto bene in campo, accetta anche gli scontri gli uno contro uno, molte volte rimangono a 3 dietro, quindi
È una squadra che ha forza, gamba, una squadra complicata da affrontare, però sarà anche vero che sarà molto complicato affrontare anche noi. Ultimissima, è arrivata la vittoria col Grosseto in Coppa Italia, lei è grossetano doc, cosa ha provato vedendo la squadra della sua città scendere in campo all'Adriatico? Ho provato, è bello sempre insomma affrontare e rivedere persone che si conoscono insomma da tanti anni che non le vedevo, però alla fine contava vincere, volevo vincere, abbiamo vinto e sono molto felice. Andiamo in casa Teramo, entrato in campo al 19° minuto del primo tempo nella gara di Coppa di ieri vinta contro il Siena per l'infortunio di Trasciani. È il difensore del Diavolo Niccolò Bellucci che si dice soddisfatto per aver sfruttato questa opportunità e poi si proietta sul match di domenica prossima contro la Vis Pesaro. I biancorossi sono ancora a caccia dei primi gol e della prima vittoria. Ascoltiamo. Allora, diciamo che non giocavo da un po', ho fatto 70 minuti e ho cercato di prendere fiducia cercando di fare le cose più facili possibili, perché credo che durante una partita, specialmente per una persona che non gioca da un po' comunque, sia fondamentale avere fiducia e prenderlo facendo le cose facili. Quindi ho cercato di fare quello che mi viene bene e credo e sono molto felice di quello che ha detto. E comunque sì, diciamo, non era proprio pressione, però volevo fare bene perché mi alleno tutti i giorni, do tanto e non volevo sprecare questa occasione. Siamo stati bravi a creare tanto, quello che proponiamo è comunque un gioco molto propositivo in cui si cerca di avere la palla per il maggior tempo possibile. Siamo stati bravi a non concedere più di tanto all'avversario e forse dovremmo essere stati un pochino più cinici, potevamo fare dei gol e non abbiamo sfruttato alcune occasioni. Allora, come si suol dire, vincere aiuta a vincere, quindi per noi oggi vincere era importante, fare prestazione, dimostrare che comunque ci interessa andare avanti, perché è quello che il mister ha trasmesso anche in settimana, quindi credo che la vittoria sia il coronamento del lavoro che facciamo durante la settimana. Sì, abbiamo fatto tre prestazioni che diciamo forse meritavano più punti di quelli che abbiamo portato a casa. Ovviamente quella di domenica è una partita importante e noi vogliamo fare punti, vogliamo vincere, però allo stesso tempo siamo confortati dal fatto che nonostante non sia ancora arrivata la vittoria, le prestazioni parlano per noi, quindi abbiamo incontrato comunque tre avversari molto forti tra le contendenti per il campionato e siamo molto positivi, diciamo. Nasce a Pescara una nuova società calcistica dalla fusione di due importanti realtà locali, si tratta della Delfino Curi Pescara. Questa fusione è nata dopo tanto tempo, tanta stanchezza addosso, tanti anni trascorsi, 27 anni sempre da solo. Ho cercato sempre una società che mi stesse vicino, altrimenti ogni volta che mi giravo dietro a me non c'era nessuno, all'infuori del mister, all'infuori di tutti i collaboratori che avevo. Oggi invece, incontrando Totò Martorella, che tutti conoscete, Claudio Croce, ho trovato veramente una realtà solida, una realtà che penso che ci fa crescere. A noi crescono loro e possiamo continuare a portare avanti questo discorso del calcio, che io lo faccio sempre a livello sociale, a livello per andare avanti e per prendere tutti questi ragazzi, toglierli dalla strada e imboccarli in una vita tranquilla. L'impegno che abbiamo preso per adesso è uno, che loro fanno tanti sacrifici nel settore giovanile, come noi anche, abbiamo tutte e due le società, settore giovanile ed elite, sia con i giovanissimi sia con gli allievi, abbiamo tutto e cerchiamo di portare avanti che questi giovani allievi, che invece di, come hanno fatto fino adesso, andare tutti sparsi in altre società, invece facciamo di tutto per portarli nella nostra prima squadra, che stiamo lottando sempre per rimanere in eccellenza. Già quest'anno 4-5 ragazzi, 94-95 loro, anche qualcuno nostro, già fa parte della prima squadra ed è una bella cosa per Pescara. Sono molto contento perché proprio domenica una nostra ragazza, diciamo, abbiamo avuto un Verratti.
perché ha giocato i primi minuti in Serie A. E per me sentire che una ragazza cresciuta nel... Suo nome? Angela Passeri. E anche Domenica, un nostro ragazzo, sempre del nostro settore giovanile, prima venuto dalla D'Annunzio, ringrazio anche il presidente della D'Annunzio che ci ha dato questa possibilità di far crescere questo ragazzo. Domenica ha giocato con Latino, gioca, due settimane fa ha giocato contro il Palermo e si sta vedendo, ha fatto un bel assist dove ha fatto fare un bel gol col pareggio della squadra. Termina qui questa edizione del TG6, i servizi che avete visto sono disponibili su YouTube e sul nostro sito tv6.it. Grazie per averci seguito, buona serata.